Hai preparato e infiocchettato per noi anche oggi una serie di immagini spettacolari di aurore boreali degli ultimi giorni e non solo, anche di parecchio tempo fa, è vero? Bravissimo, perché per ritrovare un evento altrettanto storico, epocale, di luci del nord visibili dalle nostre latitudini, bisogna risalire al 20 novembre del 2003, quindi a più di 20 anni fa. L'era digitale era ancora agli inizi, non c'erano gli strumenti anche di condivisione collettiva delle foto, dei video di oggi, e quindi la documentazione visiva dell'epoca fu ovviamente molto più scarna di quella che abbiamo la fortuna di commentare invece dell'evento di questi ultimi giorni. Nella puntata poco prima di Natale, in occasione del ventennale appena trascorso di quello storico evento, avemmo la fortuna di presentare le immagini che qui vi ripropongo. Quindi queste prime sono foto di oltre 20 anni fa, del 2003, di Giuseppe Menardi dell'Associazione Astronomica Cortina, che fu tra i pochissimi a poter fornire documentazione anche di alta qualità fotografica su quello storico evento. Vedete le cinque torri, le tofane in quella scenario che sembra molto simile ed è molto simile a quello che abbiamo commentato dalle Alpi nei giorni scorsi. Peraltro non so con cosa l'abbia fatto, 2003 era ancora agli albori della fotografia digitale, probabilmente sono a pellicola queste come glielo foto. Chiederemo, glielo chiederemo. A distanza di 20 anni e 6 mesi, praticamente nella storica notte fra il 10 e l'11 maggio scorso, lo stesso Giuseppe Menardi, sempre dalla sua Cortina, ha potuto ripetere questa esperienza. Pensate alla sua emozione, chi l'avrebbe detto che nello scorso dicembre, presentando quelle storiche immagini, ne avremmo commentate altre di un evento altrettanto imponente. E facendovi scorrere le foto che lui ha realizzato appunto l'altra notte dalla sua Cortina, e che inquadrano qui il massiccio del cristallo, nelle prossime foto comparirà anche il gruppo del Pomagagnon, vi ricordo che questi fenomeni luminosi avvengono in conseguenza delle emissioni di radiazioni elettromagnetiche da parte degli atomi della ionosfera, allorquando vengono eccitati, cioè portati a uno stato energetico superiore con gli elettroni che saltano da un orbitale all'altro, in conseguenza della collisione, dell'interazione con il vento solare, con il flusso di particelle energetiche cariche provenienti dalla nostra stessa dopo brillamenti ed emissioni di massa coronale verso la Terra. Ossigeno e azoto sono i due elementi che costituiscono il 99% della nostra atmosfera. Il colore dipende non solo dall'elemento che viene, di cui l'atomo viene eccitato, ma anche da quali sono gli orbitali tra cui avviene la transizione dell'elettrone, perché a ogni coppia di orbitali tra cui avviene questa transizione, con l'elettrone che torna in uno stato energetico più basso e quindi poi emette energia, questo pacchetto di energia corrisponde a una precisa frequenza che quindi corrisponde a un preciso colore della radiazione luminosa. Quindi che fa parte di quella elettromagnetica, in modo che quindi in particolare quella verde, che è quella più in basso ed è anche più frequente, avviene in conseguenza dell'emissione di reazione da parte di atomi di ossigeno, così come quella rossa, che però avviene laddove l'ossigeno è più rarefatto e quindi hanno il tempo di verificarsi anche transizioni proibite, cioè molto meno probabili, quindi prima che gli atomi collidano fra di loro. Da queste spettacolari immagini, con questo flusso ventennale di Giuseppe Menardi, voliamo rapidamente in Sardegna per atterrare sulla costa olbiense grazie alle foto di Mauro Mendola, che in questo primo scatto ci inquadra il massiccio calcareo e granitico dell'isola di Tavolara con la colorazione magenta che delle spettacolo. Luci del nord che si specchia nel mare di Sardegna, una di quelle foto davanti alle quali mi verrebbe da fare quello che non mi sembra mai fare in televisione, cioè rimanere in silenzio e contemplare tutte insieme questa foto, così come quella successiva dello stesso Mauro Mendola in cui inquadra il faro, la torre quadrangolare del faro dell'isola Bocca all'ingresso del porto di Olbia. Tutte foto ancora della notte fra il 10 e l'11 maggio. Se abbiamo che il tempo, abbiamo ancora due minutini, quindi possiamo andare sul continente, tornare sul continente come direbbero i sardi, perché Francesco Capitani da Corridoia, quindi da Colline Maceratesi, ha realizzato un time-lapse che prego la regia di mandare in onda, quindi praticamente una sequenza di foto che in pochi secondi ci sintetizzano diverse ore. Ecco, qui in questa prima parte compare il SAR, quella colorazione monocromatica più uniforme, era l'arco rosso aurorale stabile. Poi c'è una seconda fase in cui all'inizio c'è ancora un SAR, ma adesso vedete comparire la danza di quei tendaggi che prendono tutte le altre colorazioni, dal magenta, vedete, al rosso stesso. Mamma e poi a un certo punto compaiono anche i bagliori verdi. Sono le due fasi, quella delle 22:30 e poi quella due ore dopo, sono state montate da Francesco una dopo l'altra. Quindi si sono visti le aurore boreali propriamente dette, non solo i SAR, non solo dalle Alpi, che è già una cosa eccezionale, ma anche da latitudini più basse. Fino a quale latitudini sarà oggetto di studio, è inutile adesso avanzare, troppo avere
troppa fretta nel dare conclusioni. Sì, come sempre noi ci prendiamo il tempo giusto anche per verificare quello che è una situazione dal punto di vista scientifico. Grazie Filippo. Andiamo